La graziosa località di Champé-Lac è collocata alle propaggini orientali del massiccio del Monte Bianco. Partendo dalle vicinanze del lago, una seggiovia conduce alla Breia, dalla quale parte un sentiero che taglia la montagna a mezza costa. Poi il sentiero prosegue sulla morena lasciata dalla lingua glaciale d'un tempo, mentre già si avvista la Cabane d'Orny. Oltre la cabane, la traccia prosegue inerpicandosi su una vasta pietraia. Dopo aver superato qualche tratto attrezzato, compare all'improvviso la Cabane du Trien, che si affaccia sul vasto plateau du Trien. Intorno alla cabane si fanno notare le curiose opere dello scultore Nicolas Aric. La posizione è magnifica, ma sopra la cabana si erge una cima ricoperta di macigni e sfasciumi. Ancora un tratto faticoso di salita ed eccomi sulla Pointe d'Orny. L'ambiente è uno dei più spettacolari che si possano vedere. L'aiguille d'Argentière si innalza dietro alle aiguille dorée. Poi la Grande Fourche si contrappone alla cresta frastagliata dell'Aiguille de Chardonnay, mentre l'Aiguille du Tour svetta sulla vasta distesa di ghiaccio. Dall'altro lato si domina sulla Valle del Rodano.
E allo sfondo si scorgono gli imponenti Weisshorn e Dent Blanche. E poi la mole del Grand Combin. Verso nord ancora altre cime con le Dent du Midi. E si nota anche il lago formato dal barrage de Mosson. Verrebbe voglia di soffermarsi a lungo in questo ambiente fantastico in una bellissima giornata, ma gli orari della seggiovia sono stretti per l'escursione in giornata. Così ritorno sui miei passi, sempre ammirando scenari spettacolari.